Sì, assolutamente sì. E i ragazzi sono stati veramente bravi. L'hanno preparata benissimo i ragazzi, e nonostante il vantaggio loro, che vorrei sinceramente rivedere, non abbiamo mai perso la testa. Hanno continuato a giocare, hanno continuato a fare quello che abbiamo provato. Hanno avuto grande cuore, grande determinazione. A me personalmente questo gruppo non stupisce. Adesso siamo ancora in pieno inferno, come dico, ma dobbiamo cercare di portare questa famosa barca in porto il 20 di maggio. Mister, l'impressione che è cambiato tutto completamente dal suo ritorno, una prova completamente nuova, grintosa e anche un modulo completamente diverso da quello che eravamo abituati a vedere. Oggi due inserimenti anche di nuovi giocatori, due cambi operati dopo 45 minuti. Questa Provercelli purtroppo hanno vinto tutte le gare. Sì, ma noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi. Adesso la squadra è serena, è tranquilla e abbiamo un unico riferimento, che è quello di fare il massimo, di credere in quello che dobbiamo fare. I numeri non mi sono mai piaciuti, non sono un integralista, cerco di sfruttare al massimo quello che il gruppo mi può dare. E in questo momento, certamente rispetto all'inizio, abbiamo dei calciatori che conoscono meglio la categoria, di maggiore esperienza. Alcuni giocatori sono venuti che mi conoscono e questo mi agevola il compito. E studieremo e cercheremo di mettere in campo la domenica la formazione migliore, a seconda poi del modulo. Quel brivido finale. Mi dispiace perché era una partita da chiudere, abbiamo avuto quattro palle gol per chiuderla sul 4-1. Eravamo stanchissimi perché due cambi sono stati forzati, non siamo riusciti a cambiare qualche giocatore che non aveva più. Però abbiamo subito un gol dove ci siamo un attimo rilassati, insomma pensavamo che fosse finita la partita, e assolutamente così non è, perché le partite vanno fino all'ultimo secondo giocate con grande concentrazione. Penso di quei 7 punti previsti dal Presidente, questi 3 magari non erano in preventivo, però Ma sono stati la meritatissimi. mentalità mia la conoscete, insomma, per me non esiste campo difficile, partita difficile. Abbiamo grande rispetto per gli avversari, ma noi siamo la Provercelli e dobbiamo andarcela a giocare su ogni campo con la solita mentalità di voler fare la partita e non speculare mai. Questo i ragazzi, i vecchi ce l'avevano già, i nuovi sono entrati in un gruppo con la G maiuscola e dobbiamo fare tesoro, di tutte le partite e raccogliere il massimo ovunque. Posto? Sì, prego. Per cosa è stato espulso? Perché non ho ben capito, non c'era neanche un'azione particolarmente. No, non lo so, insomma, se, certamente ero magari un po' nervoso perché, insomma, il gol subito c'è stato un chiaro fallo di mano da parte di un giocatore avversario. Anche lì magari ci siamo fermati e dobbiamo migliorare sui particolari che poi alla lunga fanno sempre la differenza.